Piazza News, l'informazione. Buongiorno a tutti, primo maggio, festa del lavoro. Non mi sono fermato con la corsa, come diceva Mennea, la corsa non finisce mai. Portare oggi qui a Ginosa l'ulteriore messaggio dell'attenzione sulla salute e sicurezza in occasione della festa dei lavoratori per me è fondamentale. La settimana scorsa ho concluso da 6 giorni della Run for Safety, 1000 chilometri, partito da Ginosa il 23 aprile e sono arrivato a Milano. Un'esperienza per me importantissima sia dal punto di vista atletico ma anche delle emozioni e dei paesi visti. Cosa importante e bellissima è stata la sensibilità dei giovani e dei ragazzi a queste tematiche. Quindi lo sport sicuramente può essere uno strumento per comunicare e portare messaggi di salute e sicurezza, perché è uno strumento di aggregazione e va sicuramente utilizzato in questa direzione qui. Ringrazio Piazza News per i servizi giornalieri e per il supporto, nonché i messaggi di Gino, tutto bene in alcuni momenti, quindi quando non mi sentiva mi ha sempre chiesto informazioni. Oggi riprendo a correre dopo 2 giorni di riposo, mi sembra stranissimo essere stato fermo 2 giorni, però la voglia di correre è ancora tanta. Un saluto a tutti.
Buongiorno a tutti, noi siamo i vincitori della Marcia Longa di Ginosa. Io sono Alessandro Di Franco, primo posto. Io sono Ribecco Giuseppe, buongiorno a tutti, secondo classificato. Malvani Carmine, terzo classificato. Niente, siamo onorati di aver partecipato a questo bellissimo evento, spero che ce ne siano sempre ogni anno eventi del genere, perché comunque attirano tutta la comunità e siamo soprattutto orgogliosi di essere arrivati sul podio tutti insieme. Noi facciamo parte del team Taekwondo Ginosa, siamo orgogliosi anche di rappresentare il nostro team, il nostro maestro Leonardo Di Franco e Alessandro Di Franco. Spero che questo evento sia come pubblicità per avvicinare più giovani a questo evento nel nostro paese e ringrazio tutta l'organizzazione, grazie. Io sono un veterano della gara, questa è stata la mia 10ª partecipazione, la 32ª a Ginosa, poi Marcia Longa, solito percorso tecnico, duro, oggi con una temperatura molto elevata. Bella la presenza di pubblico e di atleti. Siamo importantissimo, grazie a voi. Piazza News, l'informazione.